E venne il giorno. Questa sera, alla prima della Scala, venduti tutti i biglietti il cui ricavato andrà agli alluvionati liguri per un progetto della città, parteciperanno il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il Premier Mario Monti, il Ministro della Cultura Lorenzo Ornaghi, il Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, Corrado Passera dello Sviluppo Economico e Infrastrutture, Piero Giarda dei Rapporti con il Parlamento. Presente anche il Sindaco Pisapia e l'Assessore Stefano Boeri, che era ieri al Teatro a Tirringhiera, dove il Direttore Artistico della Scala, Daniel Barenboim, ha raccontato il Don Giovanni. Ma io credo che la cosa bella e importante di questa sera è che il cuore, il centro di Milano oggi è in via Boifava e l'eccellenza della musica e della cultura che domani inaugura la Scala questa sera è in via Boifava, quartiere Chiesa Rossa, e quindi questo è non è solo un evento per me straordinario, è anche un modello di un nuovo modo di far cultura a Milano. Una grande istituzione come la Scala deve avere anche dal punto di vista proprio della sua identità una presenza pubblica importante, non deve mai perdere, come dire, l'importanza, la forza del pensiero e della cultura di un ente pubblico. Io avevo un amico che diceva sempre: diciamo le cose come sono, non dobbiamo avere paura delle parole. Don Giovanni, non so quanti ci sono qui, non so quanti ci sono fuori in piazza, e anche se non sono qui, sicuramente tanti fra di voi avete conosciuto o conoscete un Don Giovanni. E questo lo dico non per fare una burla o uno scherzo, ma il mito di Don Giovanni è perché un tipo di personaggio che esiste nella società indipendentemente del livello, indipendentemente del livello intellettuale, del livello economico, Don Giovanni è un mito proprio perché esiste dappertutto. Tutti gli assessori parteciperanno all'evento. La vice sindaco Maria Grazia Guida sarà all'auditorium della Casa della Carità, l'assessore Pier Francesco Maiorino al Cinema Apollo, poi al carcere di San Vittore, l'assessore Cristina Tajani all'Ugnomo, Marco Granelli all'UCI Bicocca, Lucia Castellano al Palestrina, Chiara Visconti e Franco D'Alfonso alla Gloria, Daniela Benelli e Ada Lucia De Cesaris saranno all'auditorium di Zona 3.